Buonasera, sono Manuel Anselmi, sono ricercatore in sociologia politica, mi occupo prevalentemente di populismi e crisi democratiche, lavoro all'Università Unitelma Sapienza di Roma e ho accettato con piacere questo invito da parte dell'ARCI perché penso sia molto utile in questa fase condividere un po' le impressioni con i colleghi, con gli esperti, con altre persone su quello che è un po' il cambiamento generale che si sta realizzando con il coronavirus. E quindi penso che si possono già individuare alcuni elementi che potranno diventare particolarmente centrali nel dibattito post-Covid, post-coronavirus. Mi sono preso degli appunti, ma non nulla di originale, ma sono giusto delle considerazioni a margine di quello che sta accadendo. In primis, torneremo a parlare di società del rischio, cioè questa etichetta che riguarda una teoria che è quella di Ulrich Beck, appartenente forse a un dibattito che sembrava superato, torna prioritario perché vediamo come proprio quelle descrizioni, quelle analisi fatte da Beck più di 10 anni fa, tornano utili per descrivere la natura del rischio di cui siamo sotto assedio, no? E quindi il fatto che le nostre società contemporanee siano sempre di più a rischio vulnerabili, esposte a rischi di carattere globale e soprattutto che questi rischi sono dei nuovi rischi caratterizzati da alcuni elementi particolari come l'invisibilità oppure che siano il frutto del processo di modernizzazione globale. Ecco, io penso che sia particolarmente comprovato da quello che stiamo vivendo, il fatto che ci sono delle forme di rischio che vanno così tanto a modificare, alterare la nostra vita quotidiana al punto da farci stare chiusi in casa per più di un mese. Ma non solo, proprio in quelle teorie, come ho già accennato, c'era questo tema dell'invisibilità dei nuovi rischi. Ecco, questo è il secondo punto che vorrei un po' discutere con voi, cioè il fatto che il coronavirus si presenta come un virus non tanto invisibile, ma comunque difficile da cogliere e da visualizzare, cioè da cogliere per le sue dimensioni. Cioè, la cosa interessante di questi giorni del dibattito che stiamo vedendo in televisione è che politici, giornalisti, eccetera, hanno difficoltà a analizzare i dati, classificare i dati, capire i dati relativi a questo problema, a questa pandemia, ma soprattutto a interpretarli. Quindi, in particolar modo, vediamo come questo virus è questo rischio che ha una natura quasi sfuggente e che necessita di un quotidiano, di una quotidiana verifica e un quotidiano dibattito, che però è un dibattito molteplice, con moltissime interpretazioni, con tante ambiguità, con tanti paradossi. Questo è molto interessante perché ci fa capire appunto che siamo davanti a un rischio più che invisibile, non evidentemente rappresentabile. E questo tipo di fenomeno arriva dopo un lungo periodo, una lunga stagione co di comunicazione politica, che invece ci aveva abituati a dei rischi che erano evidentemente mediatici, cioè mediaticamente erano molto evidenti, e però quando andavamo a metterli alla prova dei fatti, a verificarli da un punto di vista della realtà, questi rischi si mostravano o del tutto ridimensionabili, ma addirittura in alcuni casi addirittura inesistenti o comunque esistenti sotto altra forma. Faccio l'esempio dell'immigrazione. L'immigrazione è stata per molto tempo usata dalle forze politiche, in particolar modo di destra, populistiche di destra, come una minaccia per la popolazione italiana e europea in generale. E l'immigrazione veniva trasformata da una questione umanitaria, veniva trasformata in una sorta di minaccia per la sicurezza nazionale. Poi andavamo a vedere i dati, il fenomeno era molto più ridotto e poi non solo non era ridotto, era pure di tutt'altra natura perché era una questione appunto di emergenza umanitaria. Ecco, quindi il Covid arriva rompendo questa tradizione di politiche della paura, così sono state definite da Ruth Boda, che è un famoso libro, e
ci presenta un altro tipo di paura, un altro tipo di rischio, difficile da afferrare, difficile da visualizzare, è difficile farcene una rappresentazione sociale particolarmente precisa. Questa rappresentazione sociale è soggetta a tanti fattori, è rivedibile, cambia, e quindi i rapporti, anche la relazione tra il problema, le istituzioni, i cittadini e la sfera pubblica in generale, sono rapporti completamente incerti, insicuri e senza alcun elemento di stabilità che però servirebbero in una fase di crisi. Questo è molto interessante. Interessante che se noi pensiamo al caso della Lombardia, dove ancora oggi, dopo più di un mese, scusate, abbiamo difficoltà ad avere una dimensione reale sulla base dei dati, a capire effettivamente quello che è successo. Non riusciamo nemmeno, abbiamo pure dei dubbi sulla classificabilità, sulla classificazione dei dati, e questo appunto ci fa capire quanto sia più che invisibile questo nuovo rischio, sia un rischio di tipo sfuggente, sia un tipo di rischio che produce una serie di questioni molto molto importanti, anche perché non avere un'esatta rappresentazione sociale del problema produce una difficoltà ulteriore nella realizzazione di una politica pubblica contrastiva. Ecco, questo è quello che accade, per esempio, in un contesto democratico come quello italiano e in particolar modo per il caso lombardo. Ma immaginate tutto ciò applicato a contesti non democratici, e qui abbiamo tutto, basta pensare a tutta la questione dell'attendibilità dei dati provenienti dalla Cina, dove invece c'è un sistema autoritario. Quindi il primo fattore di riflessione, i primi fattori di riflessione sono questi legati al rischio. Poi ci sono degli altri elementi di riflessione legati alla nostra vulnerabilità. Questa crisi ci sta svelando che la vulnerabilità sociale a certe forme di rischio, a certe forme di minaccia, dipende molto da come abbiamo investito i nostri soldi pubblici negli ultimi decenni. Cioè, il coronavirus sta dimostrando come in realtà molta della vulnerabilità a questo problema dipenda dal disinvestimento che negli ultimi 10, 20, 30 anni si è fatto nell'ambito sanitario, nell'ambito del welfare in generale. Proprio perché si sono seguite delle logiche neoliberiste di taglio della spesa pubblica, di privatizzazione, di smantellamento del welfare in generale, ecco, noi oggi paghiamo lo scotto di un'alta vulnerabilità, di una incapacità a contrastare questo problema, il che si traduce appunto in vittime e difficoltà di vario tipo. Ecco, questa cosa è molto interessante perché, se da un punto di vista pratico è piuttosto ormai evidente, perché la Lombardia è anche una delle aree dove in particolar modo questa logica neoliberista di riforma del welfare, del sistema salute, si è applicato appunto questa logica, si è inseguita questa logica neoliberista, e lo stesso vale per la Gran Bretagna, dove l'ideologia neoliberista è cresciuta e si è realizzata e si è perfezionata, potremmo dire, dalla Thatcher in poi. Ecco, se questo, diciamo, sono più constatazioni che oggi possiamo fare nella loro evidenza, possiamo pure dire che questo tipo di problemi ha prodotto un'altra questione, che è la questione dell'esigenza di un nuovo universalismo democratico. Di sicuro, dopo la questione del Covid, noi avremo, ma già si vede appunto dal dibattito online, da alcuni interventi di alcuni importanti colleghi, autori, filosofi, c'è appunto l'esigenza di ripensare l'universalismo democratico, di ripensare la funzione del pubblico, di ripensare la funzione dello Stato e soprattutto dello Stato sociale. Cioè, di sicuro, i mesi successivi alla crisi saranno caratterizzati proprio da un'elaborazione, diciamo, sociale e politica di questo tipo di assenza. Cioè, negli ultimi anni noi abbiamo lasciato che alcune ideologie aggredissero l'universalismo democratico, e quindi oggi paghiamo appunto il fatto che molti cittadini, non essendo più garantiti praticamente, istituzionalmente, da una forma di universalismo democratico, oggi, perché appunto abbiamo preferito
delle forme particolaristiche, delle forme che hanno ridotto questi sistemi istituzionali, ecco, noi oggi possiamo sicuramente arriveremo al punto che dovremmo fare sentiamo l'esigenza di un cambio di rotta. Ecco, questo punto io lo trovo particolarmente interessante perché leggo da più parti il tema di di una forma di neosocialismo oppure di una forma di solidarietà globale, di nu nuove forme di solidarietà, nuove forme di tutela di carattere universalistico. Ultimo punto, io devo dire che devo dire due cose sulla questione dell'emergenzialità. Allora, sin dall'inizio di questa emergenza, filosofi, teorici importanti, molto autorevoli, hanno sottolineato il rischio di come uno stato di emergenza possa scivolare in uno stato di eccezione. E quindi uno stato di eccezione con dei rischi di carattere autoritario, cioè il fatto di adottare delle misure di limitazione del nostro vivere quotidiano, eccetera, per motivi sanitari, tutto ciò possa produrre una limitazione anche delle libertà civili democratiche. Questo è particolarmente vero se noi guardiamo alcuni contesti, e qui vado, diciamo così, un po' alla riflessione che volevo fare, un po' più originale. È che le nostre discipline, la sociologia politica, la scienza politica, ma anche certi settori della riflessione giuridica di tipo comparativo, da tempo stanno sottolineando il fatto che ci sono dei contesti democratici, ci sono delle democrazie che sono a rischio autoritario, cioè hanno intrapreso un processo di de-democratizzazione, cioè di perdita di alcune caratteristiche fondamentali della democrazia. In particolar modo il caso più eclatante è quello dell'Ungheria, che negli ultimi anni è sempre stato portato come un caso a rischio, un soggetto, un contesto a rischio di involuzione autoritaria. Ecco, proprio il caso ungherese ha dimostrato che durante il coronavirus, con l'adozione di misure emergenziali, si sono sospese delle funzioni fondamentali della democrazia. La sospensione del Parlamento da parte di un Parlamento a maggioranza presidenziale, cioè dello stesso partito del presidente, ha costituito appunto proprio il punto di svolta di una democrazia che poi si sta assumendo delle forme neoautoritarie. Ecco. Questo elemento è particolarmente interessante perché, ripeto, arriva come conferma di alcuni timori che da anni molti esperti e analisti nutrivano, ma poi soprattutto ripropone una vecchia questione che pensavamo in realtà di non dover mai più affrontare, perlomeno nel contesto europeo, cioè il fatto che i processi di democratizzazione avessero un'inversione di direzione e che addirittura si potesse tornare a parlare in termini di neoautoritarismo proprio in Europa. Questo è molto interessante perché in realtà le parole già esistevano, già da diversi anni si è iniziato a parlare di rischio democrazia liberale, di democrazia liberale, di regimi ibridi, cioè regimi democratici che perdevano alcuni elementi fondamentali della democrazia, quindi rimanevano solo democratici in apparenza. E quindi ibridi perché mescolanza con forme autoritarie. Da tempo si parla di soft autoritarismo, cioè di forme autoritarie più soft rispetto a quelle dittatoriali che abbiamo conosciuto nel Novecento, che però vediamo che il modello democratico al quale abbiamo sempre pensato quasi come una dimensione stabile ormai raggiunta, ecco, il modello democratico è oggi sotto assedio, no? Da parte di nuove forme di rischi autoritari. Ecco, questo ci pone una questione interessante, però. È una questione che non so, questo da un punto di vista della modificazione delle strutture politiche l'abbiamo capito. Abbiamo capito che c'è questo rischio di deriva autoritaria. La cosa interessante è che iniziano ad apparire e ritornare utili certi studi sulla mentalità autoritaria che pensavamo di dover mettere un po' nel cassetto perché appartenevano al secondo dopoguerra. Immaginate gli studi sulla mentalità autoritaria, sul pensiero autoritario,
sulla personalità autoritaria da parte della scuola di Francoforte, beh, tutto quello, tutte queste cose oggi potrebbero tornare utili in termini di per capire le logiche democonsensuali, di deriva democonsensuale che hanno portato a queste forme di involuzione democratica. Ecco, questo sarà un punto, ovviamente sto parlando di un tema che tocca in particolar modo la mia disciplina, però questo sarà un tema fondamentale, perché appunto noi vediamo che buona parte di queste operazioni di deriva autoritaria, neo-autoritaria, sono basate su un forte consenso popolare, cioè su forme di consenso popolare molto forte in cui il cittadino aderisce, segue il leader in queste logiche di diminuzione della democrazia in favore di una forma di difesa. Di difesa assoluta, di una forma di difesa rinuncia alla propria libertà in funzione di una maggiore difesa, in favore di una maggiore difesa. Ecco, difesa dalle paure, difesa da forme di minaccia. Quindi è molto interessante vedere quindi che ci si sta imponendo anche in Europa una mentalità che, come direbbe Freud, rinuncia a molto, no? Rinuncia a molto piacere, a molta libertà, pur di stare sicura. Ecco, io penso che sia questo uno dei punti fondamentali, perché dovremo appunto cercare di capire molto bene come analizzare queste nuove forme di mentalità autoritaria. Grazie.